Ciao a tutti da Vittorio e benvenuti nell'episodio ormai settimanale sulla vicenda del rinnovo di Daichi Kamada. Sì, perché ormai nelle ultime settimane, almeno una volta a settimana, ho dovuto fare un video su Daichi Kamada e se rinnoverà o meno con la Lazio. A gennaio-febbraio, quando c'era ancora Maurizio Sarri come allenatore, onestamente sembrava impossibile che potesse rinnovare con la Lazio. Ma con l'arrivo di Tudor, Kamada è diventato titolarissimo, come diceva Mazzarri, e adesso le percentuali di rinnovo sono alzate, sono cresciute tantissimo. Ma faccio il video oggi perché oggi sono uscite tre versioni differenti sul futuro di Daichi Kamada. Questo per farvi capire che, secondo me, qualcuno non sa come andranno le cose. Ma sono uscite varie versioni. Allora, riepiloghiamo un po' la situazione. Kamada ha firmato la scorsa estate da svincolato con la Lazio. Ha fatto un contratto molto strano, onestamente. L'ho già criticato in video passati e fossi stato lodito non avrei mai fatto una cosa del genere. Però, sostanzialmente, Kamada ha un contratto di un anno con la Lazio e entro il 30 maggio può, solo giocatore, esercitare il rinnovo per altri 2 anni di questo contratto. È tutto sostanzialmente in mano di Kamada, che entro il 30 maggio deve decidere annunciare se restare alla Lazio o meno. Bene, oggi sono uscite altre versioni. Già 2 settimane fa, se vi ricordate, era uscita la notizia che Kamada voleva restare, ma anziché far scattare il rinnovo per 2 anni, voleva far scattare il rinnovo solo per un anno. E io gli dissi: per me è una stupidaggine, perché Kamada ha due opzioni, o non rinnova o scatta rinnovo automatico per 2 anni. Non ci sono alternative. E infatti quella notizia del rinnovo di un anno è presto scomparsa ed è stata dimenticata. Bene, oggi sono uscite tre versioni, vi dicevo. La prima che dice che nonostante siamo vicinissimi a quel 30 maggio, Kamada in realtà non avrebbe ancora deciso se restare alla Lazio o meno. Anche perché, secondo questa versione, ci sarebbe un'offerta del Crystal Palace, del suo ex allenatore dell'Eintracht, che tenterebbe molto Kamada. Allora, onestamente, credo poco alla volontà dei giapponesi di andare al Crystal Palace. Ci credo poco perché? Perché Kamada non è più giovanissimo, è ancora all'apice, diciamo, a 28 anni, sei proprio al massimo delle tue forze. E andare al Crystal Palace, con tutto rispetto per il Crystal Palace, è decisamente un passo indietro rispetto alla Lazio. Sì, magari prendi più soldi, però come carriera è un passo indietro. Anche perché, onestamente, le chance che il Crystal Palace l'anno prossimo si qualifichi almeno per la Conference League, non dico la Champions League, ma la Conference League, sono pochissime. Perché pensate che quest'anno il Manchester United non va in Europa? Ecco. Voi dite che l'anno prossimo va in Europa il Manchester United o il Crystal Palace? È ovvio che dite tutti il Manchester City, il Manchester United. Quindi, se vai al Crystal Palace, sai che potrai fare una stagione da metà classifica, bene che ti va, ma sicuramente sei fuori dai primi 7-8 posti. Magari prende più soldi e va bene, ma io non credo che il giapponese sia allettato da più soldi, vuole probabilmente magari giocare di nuovo le competizioni europee. Uno dei motivi per cui firmò la scorsa estate con la Lazio era perché la Lazio era in Champions League e quindi credo che non sia tentato dal Crystal Palace. Poi è arrivata la seconda versione, sempre in giornata, ovvero che Kamada vuole far scadere la scadenza del 30 maggio per poi andare a discutere con la Lazio per chiedere un rinnovo con uno stipendio aumentato. Kamada, anziché prendere 3 milioni, vorrebbe far scadere il contratto e poi andare da Lotito e dire: ok, io resto ma mi date 3 milioni e mezzo, quindi 500 mila euro in più di quanto era stato pattuito. Adesso, non credo che questa sia una opzione possibile, perché se rinnova, rinnova 3 milioni per 2 anni è tutto a posto. Se non rinnova e poi chiede l'aumento dello stipendio, non credo che Lotito sia la persona che accetta una cosa del genere. O gli dici sì, oppure per Lotito si è andato. Anche perché 3 milioni e mezzo per la Lazio, ripeto, qualcuno nel video di Gossens di stamattina mi ha detto: ah, 3 milioni non è tantissimo. No, per il Milan 3 milioni non è tanto, per l'Inter neanche, del resto lo stipendio gli ha fatto l'Inter. Per la Lazio 3 milioni vuol dire che sei un top player, sei nella nei 3-4 super giocatori. Ecco, io credo che Lotito non gradirebbe un comportamento del resto e non credo neanche che Kamada sarebbe il tipo di giocatore da fare una cosa del genere. Fa scadere la clausola e poi ritorna chiedendo il rinnovo più alto.
Non credo molto neanche a questa versione. Poi, attenzione, tutto può succedere. Però, se resta, Kamada rinnova subito oppure va via e chissà dove andrà. Ma a queste due versioni che ho appena raccontato c'è una terza, perché oggi ha parlato Fabiani su Il Messaggero e ha parlato anche di Daichi Kamada. E lui ha detto, lui non ci ha ancora detto niente, ma il suo entourage, la sua agenzia, ci ha detto che il giocatore vuole restare alla Lazio. Non ci deve comunicare niente, semplicemente il 30 maggio deve esercitare l'opzione. Non la può esercitare prima, non la può esercitare dopo, il 30 maggio deve esercitare l'opzione. A quello che ci ha detto la sua agenzia, ad oggi il giocatore vuole rinnovare. Poi, ha concluso Fabiani, conoscendo bene il mercato, tutto può succedere. Magari dopodomani arriva al Manchester United, gli offre 6 milioni, ovviamente Kamada va a giocare al Manchester United, o il City, o Real Madrid, insomma, avete capito. Se arriva una Super Big e offre a Kamada un posto, un'offerta, eccetera, ovviamente il giapponese potrebbe cambiare idea. Ma ad oggi, secondo Fabiani, quindi vi riporto quello che dice il direttore sportivo della Lazio, l'agenzia legata al giapponese avrebbe detto alla Lazio che l'intenzione è di restare, alla Lazio di esercitare l'opzione il 30 maggio. Che vi posso dire? Io credo che il giapponese veramente voglia restare alla Lazio e eserciterà questa clausola. Perché? Perché con Tudor è diventato fondamentale, con Tudor gioca sempre, non solo, ma con Tudor ha due opzioni che secondo me è importante. Può giocare trequartista, come ha fatto benissimo contro l'Inter, ma può giocare anche mediano, come ha fatto in tutte le altre partite. Certo, con l'Inter gioca più vicino alla porta ed è sicuramente la posizione che gradisce di più ed è anche tornata al gol. Ma anche mediano è un ruolo, soprattutto in questo calcio molto fluido, molto dinamico, un ruolo in cui Kamada si trova bene, che secondo me gli piace anche. Per cui io dico, ad oggi per me Kamada resta. Poi, ripeto, bisogna essere onesti. Dovesse arrivare il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, il City, lo United, il Chelsea, insomma, una di queste big, è difficile trattenere il giapponese, ma sarebbe difficile trattenere chiunque, onestamente. Però al momento non mi sembra che nessun club sia così interessato a Kamada. Se l'interesse del Crystal Palace, io sarei un po' sorpreso se Kamada decidesse di lasciare la Lazio per andare a giocare per il Crystal Palace. Però, ripeto, tutto può succedere, ma ad oggi, secondo la Lazio, Kamada resterà per i prossimi 2 anni in biancoceleste. E tu che ne dici di questa situazione? Scrivimi qua sotto e noi torniamo domani mattina alle 8 con un nuovo video. Ma prima di chiudere, ti posso chiedere di mettere mi piace e condividere questo video con i tuoi amici? A te costa pochissimo, a me aiuta tantissimo a crescere il canale. Grazie ragazzi.